Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andrò a fare un unboxing veramente interessante, in quanto verso l'inizio dell'anno ho fatto una storia su Instagram, quindi ragazzi se non lo fate iscrivetevi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning, dove praticamente ho chiesto quali sono un po' i video, i tutorial che vorreste vedere in questo 2020 sul mio canale. Tra le tante richieste è emersa la modifica, ovvero fare un upgrade alla parte audio della macchina, ecco, quindi andare a migliorare quella che è la qualità sonora all'interno della nostra auto, della mia auto. E quindi ho contattato Extreme Car Audio, che è anche diciamo un negozio dove acquistai a suo tempo quando avevo il Pioneer interfaccia di recupero comandi al volante. L'avevo acquistata loro, mi sono trovato bene, quindi mi sono rivolto nuovamente a loro. Gli ho spiegato la situazione e loro hanno provveduto a mandarmi un kit per migliorare appunto la qualità del sound all'interno della macchina. E per questo primo unboxing andremo a vedere un po' tutto l'occorrente che ci serve per migliorare la parte anteriore della macchina, quindi tutto quello che è le casse, woofer sui sportelli e i tweeter. Quindi procediamo subito con l'unboxing. Intro e cominciamo subito. Ragazzi, allora cominciamo a togliere un po' il tutto. L'imballaggio è fatto molto bene e noto subito lo scontrino fiscale, quindi direi che è ottimo. Qui abbiamo gli adattatori che sono della Phonocar, che serviranno per installare i woofer. Li mettiamo da parte. Poi abbiamo tutto ciò che ci serve per il cablaggio delle casse, degli altoparlanti e quello dei tweeter. Adesso arriviamo un po' alla parte più bella, ovvero la parte delle casse. Ok ragazzi, questo è il kit di casse e tweeter per l'Alfa Romeo Mito. Ovviamente ci stanno vari modelli. Questo kit ha anche i crossover e praticamente comprende tutto un sistema che rende veramente la qualità dell'audio molto buona. E le casse sono dell'Impact, veramente molto belle. Vediamo un po'. Queste sono le casse, veramente belle. Inoltre le ho scelte anche perché all'interno sono gialle, come tutti i dettagli all'interno della mia macchina, quindi non ho lasciato nulla al caso. E insomma, comunque sia, a parte estetica a parte, a livello di caratteristiche sono spettacolari. Allora, ragazzi, questo kit si chiama GF66S MK2. Marca Impact e è un sistema a due vie da 165 mm, quindi le casse, gli altoparlanti sono da 165 e il tutto è compatibile quindi con sia casse che tweeter, ovviamente con quelli dell'Alfa Romeo Mito, quindi non ci sono modifiche da fare. E inoltre ha una potenza di 180 watt e diciamo una delle caratteristiche principali è che la qualità sonora è di grande impatto, soprattutto alle basse frequenze. Inoltre, appunto, abbiamo questo
cono di livello professionale con bobinata 32 mm, magari quelli un po' più ferrati capiranno cosa sto dicendo. E inoltre ci sono i crossover dedicati, e inoltre appunto ci sono le griglie e gli accessori di montaggio inclusi, tra cui fili e condensatori. Ok ragazzi, siamo giunti alla fine dell'unboxing, spero che vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel mi piace e ringrazio ancora Moreno di Xtreme Car Audio, vi lascio tutti i link in descrizione di tutto il kit, di tutti gli accessori e ovviamente del sito di Xtreme Car Audio e niente, vi lascio anche il link di un kit più plug and play in quanto mancano i crossover, quindi è più veloce e più intuitivo e inoltre iscrivetevi al mio canale, ovviamente, alla mia pagina Instagram Mitch Tuning. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al montaggio.